Per fare qualche calcolo in geometrie inizialmente molto semplici. Allora, le equazioni che dobbiamo risolvere sono quelle che sono menzionate qui, le abbiamo ampiamente commentate nella scorsa lezione, quindi abbiamo che l'integrale del campo magnetico su una linea chiusa è pari alla corrente concatenata sulla linea, il campo B, induzione magnetica, è solenoidale, e poi c'è una relazione di proporzionalità tra B e H tramite la quantità mi con zero, cioè la permeabilità magnetica del vuoto. Siamo nel vuoto, vi ricordo, consideriamo per il momento solo questa situazione. Va bene, abbiamo poi studiato il potenziale vettore, abbiamo parlato delle condizioni di gauge, abbiamo trovato l'integrale di Biot-Savart per calcolare la corrente. Deve calcolare il potenziale vettore, non la corrente. Allora, cominciamo con lo studiare alcune geometrie elementari, poi cerchiamo via via di arricchire il nostro bagaglio. Allora, cominciamo dal filo rettilineo indefinito. Che cosa quindi sto dicendo? Considero un filo rettilineo, appunto, indefinito, cioè suppongo che sia di lunghezza indefinita in quella direzione, percorso una certa corrente I in questa direzione, cioè con riferimento che ho disegnato in figura. Ci proponiamo di calcolare il campo magnetico generato da questo filo. Se lo vedessi dall'alto, diciamo così, in sezione, vedrei un punto con la corrente I che esce dal foglio, dalla lamina. Va bene. Studiamo la geometria di questo sistema per capirne la simmetria. Beh, è chiaro che essendo il filo indefinito, rettilineo indefinito in questa direzione, la simmetria del sistema è una simmetria cilindrica. Ovvero, se io mi sposto ruotando attorno al filo, mantenendo la stessa distanza dal filo stesso, nulla cambia nella sorgente, cioè nella corrente. E quindi nulla può cambiare in termini di campo. In altri termini, sto dicendo che se io mi metto ad una certa distanza R su una circonferenza tipo quella che ho tratteggiato in figura, il campo magnetico H non può variare, quindi H dipenderà solamente dalla quantità R, non può variare lungo questa circonferenza, quindi la direzione, diciamo la coordinata, chiamiamola teta, che descrive l'avvolgimento attorno all'asse, non può dipendere da questo, né può dipendere da Z, cioè la direzione dell'asse del filo, perché il filo è indefinito. Quindi in un riferimento cilindrico R, teta, Z, l'unica coordinata da cui può variare il campo è R a causa della simmetria, d'accordo? È una simmetria cilindrica. Bene, allora introduciamo questo riferimento. Allora, se io dico questa è la corrente, io chiamo questo angolo, chiamiamolo φ, φ descrive la rotazione attorno all'asse, e la direzione z è la direzione uscente, quindi questo sarà z. Quindi in un certo punto, z viene fuori quindi in un certo punto i versori in questione sono, questo è Iφ, il versore nella direzione di avvolgimento attorno all'asse, Ir, il versore radiale uscente, e Iz, che viene fuori dalla lavagna in maniera ortogonale. Questi sono i tre versori, le tre coordinate cilindriche, R, Φ, Z. D'accordo? Allora, abbiamo detto che H può dipendere solo da R, però non abbiamo detto nulla circa la sua direzione. Qui dovremmo in realtà fare dei ragionamenti alquanto articolati sulle equazioni per capire qual è la direzione di Φ. Beh, vi risparmio queste considerazioni di carattere geometrico e diciamo, diamo subito il risultato conclusivo, che è quello che la direzione del campo magnetico prodotto in questa geometria è quella Φ.
cioè il versore dove ho disegnato lì il filo, che si avvolge attorno all'asse. Quindi, quindi queste sono, diciamo, questo risultato viene ancora fuori da considerazioni legate alla simmetria del sistema. Bene, come facciamo a calcolare il valore di H di R? La cosa è semplice, perché se noi consideriamo questa linea che ho qui tratteggiato, la orientiamo in questo modo, con la regola della mano destra rispetto alla corrente, e facciamo e applichiamo la legge di Ampère a questa linea gamma, che cosa scriviamo? Scriviamo questo, no? Ovvero integrale sulla linea gamma, al posto di H ci metto questa quantità che abbiamo prima trovato. Allora, il versore T è il versore tangente alla linea gamma. Cioè, se io mi metto in un punto della linea gamma, questa che ho tratteggiato qui, il versore tangente sarà per esempio questo, questo punto qui. Beh, vedete che, poiché gamma è proprio una circonferenza, il versore tangente coincide col versore di confini che ho prima definito. Quindi qua ci metterò i confini. Delle uguale. Al secondo membro ci devo mettere la corrente concatenata con gamma. Ricordate che cos'è questa quantità? Devo fare questa operazione, prendere una qualsiasi superficie che ha per orlo gamma, abbiamo dimostrato che una qualsiasi va bene, fornisce sempre lo stesso risultato, e fare l'integrale di J attraverso questa superficie, cioè la corrente che attraversa questa superficie. Bene, se io come superficie scelgo proprio quella che sta in questo piano, non è vietato perché ne posso scegliere una che piace a me, quindi proprio il cerchio che è delimitato da questa circonferenza, quindi tutto questo cerchio qui, non me lo fate tratteggiare, se no il disegno si pasticcia. Beh, è chiaro che la corrente che attraversa questo cerchio è esattamente la corrente I, perché non c'è altra corrente che buca questa superficie, e quindi qui io ci metterò direttamente I. Bene, che cosa ne consegue? I confini scalari con φ fa 1, perché il prodotto scalare di un versore per se stesso, H è costante su gamma, perché gamma, essendo una circonferenza, è il luogo dei punti a distanza fissata dall'asse, quindi abbiamo H di R costante per la lunghezza della linea su cui sto facendo l'integrale, che è 2πr, è una circonferenza di raggio R, uguale I. E quindi H di R, banalmente, è pari a I diviso 2πr, e quindi il risultato complessivo è questo. Il campo B è pari a micon 0 per H, quindi è pari a micon 0 per I diviso 2πr per I. D'accordo, quindi scopriamo che il campo magnetico prodotto da un filo rettilineo indefinito a questa espressione, quindi è diretto lungo φ, ha un modulo che varia in maniera inversamente proporzionale con R, con la distanza dall'asse del filo. Se io volessi visualizzare le linee di campo del campo H per capirne la geometria in maniera sintetica, troverei evidentemente delle circonferenze centrali attorno al filo stesso. Se lo vedessi qui in 3D, avrei delle linee di campo fatte in questo modo, tante circonferenze orientate in questo modo come linee di campo, d'accordo? Chiaro? State seguendo tutti quanti? Quindi possiamo dire che il campo magnetico prodotto da un filo si avvolge attorno al filo stesso con la regola della mano destra, ovvero se io allineo il riferimento di corrente con il pollice alla mano destra, il campo magnetico si avvolgerà attorno al filo seguendo le dita rimanenti della mano destra. Ok? Quello che sta... abbiamo detto che il modulo di H dipende in maniera inversamente proporzionale da R.
Questo vuol dire che via via che mi avvicino al filo, il campo H cresce di modulo. Quando R tende a 0, il campo H, quindi anche il campo B evidentemente, tende a divergere, tende all'infinito. Chiaramente questa è una situazione, diciamo, limite, perché ovviamente nel fare questo ragionamento io sto in qualche modo trascurando lo spessore del filo, che pure ci sarà. Io qui sto considerando un filo infinitamente sottile, se volete. Viceversa, noi sappiamo che dal punto di vista pratico un qualsiasi filo, per quanto sottile, avrà una sua, un suo certo spessore non nullo. Quindi per risolvere questa, questo paradosso, cioè di avere un campo infinito in corrispondenza del filo, dobbiamo, per rimuovere questo paradosso, rimettere in gioco l'effettivo spessore del filo stesso. Quindi, magari lo faccio sull'altra lavagna, possiamo studiare la situazione in cui il filo ha un suo certo spessore. D'accordo? Quindi mentre prima ne trascuravo lo spessore, adesso lo sto considerando. L'ho esagerato ovviamente, giusto per chiarezza, ma insomma ci siamo capiti. Visto dall'alto, quindi avrei, ecco, un filo che suppongo a sezione circolare di raggio A, in cui suppongo che la corrente sia uniformemente distribuita, cioè la quantità J all'interno del filo suppongo che sia uniforme, pari a J senza segno, quindi una costante, e diretta chiaramente lungo l'asse Z. L'asse Z sarebbe questo. Questo è l'asse Z. Oh. Beh, è facile rendersi conto che la densità di corrente è pari alla corrente, posto uniforme chiaramente, è pari alla corrente diviso l'area, di greco a quadro. Voi sapete, no? La densità di corrente deve essere integrata sulla superficie, in questo caso la sezione del filo, per dare la corrente complessiva. Se io suppongo che, come ho fatto, che la densità di corrente sia uniforme sulla sezione, ecco che essa è pari alla corrente complessiva diviso l'area della sezione. Abbiamo già usato varie volte questo risultato. In particolare, in questo caso, l'area è pi greco a quadro, perché l'ho supposta circolare di raggio A. Allora, quanto vale il campo magnetico prodotto da questo filo massiccio, diciamo così? Beh, non è difficile rendersi conto che se io considero un punto al di fuori del filo stesso, quindi a una distanza R maggiore di A, posso ripetere esattamente gli stessi ragionamenti fatti prima. Perché se io considero una circonferenza di raggio R centrata nell'asse del filo e applico la legge di Ampère, così come ho fatto prima, ritrovo esattamente lo stesso risultato, perché la corrente che è concatenata con questa circonferenza risulta ancora essere pari alla corrente complessiva del filo. Quindi al di fuori del filo massiccio il campo magnetico è lo stesso di quello visto prima. Quindi al di fuori del filo il campo o del filo massiccio o del filo infinitamente sottile è esattamente lo stesso. Quello che cambia invece è dentro il filo stesso, quindi R maggiore di A, ma lo scrivo, quindi H uguale I diviso 2 di R I fi, lo stesso risultato di prima, l'ho copiato da lì. Le cose invece cambiano quando R è minore di A. Vediamo in che termini cambia. Allora, faccio uno zoom, questo è il filo di raggio A, adesso sto considerando una circonferenza di raggio R inferiore a A, e questa è la solita linea gamma orientata sempre allo stesso modo, su cui applico la legge di Ampère. Quindi adesso sto dentro il filo, quindi scriverò integrale sulla linea gamma di raggio R minore di A di H scalar T L uguale I gamma. Quindi la stessa legge, però dentro, adesso è una linea che sta dentro il filo. Allora, il primo membro si scrive esattamente come abbiamo visto prima, perché quello che abbiamo scritto prima dipende solo dalle proprietà di simmetria che valgono ancora in questa situazione. Quindi al primo membro
facendo gli stessi identici ragionamenti visti prima, io ho h di r per 2 pi greca r. D'accordo? Bene. Quello che cambia è il secondo membro, la corrente concatenata con la linea gamma. Questa corrente, vi ricordo, è la corrente che fluisce su una qualsiasi superficie che ha per orlo gamma, in particolare, per esempio, questa circonferenza che vi vado a tratteggiare qui. Quindi devo fare la corrente attraverso quella superficie. È chiaro, lo vediamo immediatamente, che quando R è minore di A, la corrente che viene concatenata da gamma, cioè attraverso quella superficie, è una frazione della corrente complessiva, perché non sto prendendo tutta la sezione del filo, ma solo una sua parte. Quindi quello che devo fare è fare l'integrale di J su questa superficie, ovvero, poiché J è costante, viene fuori J per pi greco R quadro. Vi trovate? Chiaro per tutti? Densità di corrente costante per l'area su cui sto facendo l'integrale, che è questo cerchio tratteggiato. J d'altra parte l'abbiamo scritto qua, quindi viene I diviso pi greco A quadro per pi greco R quadro, da cui possiamo ricavare H, quindi scrivo qua direttamente H uguale, allora semplifichiamo un po' di cose, pi greco e pi greco lo semplifichiamo, poi abbiamo R con R quadro, e quindi abbiamo I per R diviso 2 pi greco A quadro, e poi la direzione è sempre la stessa. Ok, ho fatto un po' di semplificazione. Bene, scopro quindi che all'interno del filo il campo H varia linearmente con raggio. Quindi se io volessi graficare in funzione del raggio l'andamento, diciamo, della componente phi, quindi diciamo solo questo pezzo qua, per capirci, senza dire com'è diretto, che abbiamo già evidenziato, l'andamento che ne viene fuori è questo. Per R minore di A, il modulo di H varia linearmente col raggio, fino ad andare a 0 per R che tende a 0. Viceversa, per R maggiore di A, esso varia in maniera inversamente proporzionale al raggio, in questo modo. Questo valore è il valore per R uguale A, che è uguale qualunque sia l'espressione che troviamo, perché il campo H, si può dimostrare, ma l'abbiamo verificato, ma si può dimostrare più in generale, ha una componente tangente continua, diciamo, nella gran parte delle situazioni. Ci sono casi particolari in cui può non esserlo, ma non sono quelli del nostro interesse. E quindi, come vedete, in questo modo io riesco a risolvere, per così dire, il paradosso di prima, perché se io considero l'effettivo spessore del filo, trovo che sull'asse del filo il campo non diverge come avrei trovato, diciamo, inizialmente, ma piuttosto va a zero secondo questa espressione appena trovata. Va bene. Ok, quindi diciamo il succo di questo ragionamento è noi molto spesso considereremo i fili infinitamente sottili, però dobbiamo ricordarci che questa approssimazione vale, diciamo così, lontano dal filo. Quando siamo in prossimità del filo stesso non potremo trascurare lo spessore del filo, altrimenti abbiamo queste situazioni, diciamo, paradossali di campo infinito. Allora, vediamo adesso cosa accade se consideriamo non un solo filo, ma più fili. Allora, faccio questa la parte. Posso cancellare?
Allora, consideriamo adesso la situazione in cui ho due fili rettilinei indefiniti, uno vicino all'altro. Supponiamo, per fissare le idee, che le due correnti, lo faccio in sezione, le due correnti siano uguali e dirette allo stesso modo, quindi sono entrambe uscenti. Ok, quindi orientate le correnti entrambe uscenti. Quindi immaginate questi due fili rettilinei indefiniti paralleli fra di loro, con correnti equiverse, che puntano per esempio tutte e due verso l'alto, in questa geometria tutte e due verso fuori dalla lagna. E voglio calcolare il campo prodotto da questa configurazione. Sperimentalmente si verifica che il campo magnetico nel vuoto soddisfa la sovrapposizione degli effetti, ovvero il campo di questa configurazione si può trovare come sovrapposizione degli effetti dei due fili presi singolarmente. Che cosa ciò vuol dire? Vuol dire questo: se io mi metto in un certo punto, per esempio questo, ok? Allora io ho che il campo prodotto da questo filo qui sarà fatto in questo modo, regola la mano destra, sarà fatto di così. Prendo la circonferenza centrata in questo filo, faccio la direzione φ e il campo sarà diretto in questo modo qua. Se io faccio il campo prodotto da questo filo qua, analogamente dovrei fare la circonferenza centrata in quest'altro filo, valutare il campo tangente, sarà un po' più piccolo perché più lontano, a questa circonferenza, e poi fare la somma, la somma vettoriale con la regola del parallelogramma che mi darà un certo risultato. Questa è l'operazione che devo fare. D'accordo? Vediamo adesso qualitativamente cosa mi aspetto. Quindi questo è il modo con cui farlo punto per punto precisamente. Quindi punto per punto io so le espressioni, sono quelle che ho calcolato prima, posso fare i calcoli precisi. Se io volessi invece qualitativamente capire cosa accade, adesso vi faccio il disegno per pulizia. Allora, vediamo la corrente di qui, la corrente di qui. Ok. Allora, che ragionamento posso fare qualitativamente? Dunque, quando io sono in prossimità del primo filo, quello sulla sinistra del calice, allora mi aspetto che prevalga il campo del primo filo sul secondo. Infatti abbiamo visto che il modulo del campo dipende da 1 su R. Quindi, quando sto qui vicino, il campo prodotto da questo campo è estremamente intenso, mentre il campo prodotto da questo è molto più debole a parità di corrente, perché conta la distanza inversamente, in maniera inversamente evoluzionale. Quindi mi aspetto che qui attorno le linee del campo siano simili a quelle che ci sono quando il filo 1 agisce da solo. In altri termini saranno delle circonferenze centrate attorno al filo, grosso modo. Quindi mi aspetto delle cose di questo tipo. Ok, con la regola della mano destra. D'accordo? Qui posso ripetere lo stesso ragionamento. Anche qui troverò delle circonferenze che sono circa dei fili, sempre con la regola della mano destra, stessa cosa. Che cosa succede procedendo in mezzo? Allora, se io mi metto nel punto che sta esattamente a metà, sulla congiungente dei due fili, questo punto qua, lo vedete, proprio a metà fra la congiungente dei due fili, che cosa succede qui? Il campo dovuto a questa corrente sarà diretto in questo modo, cioè tangente alla circonferenza con la regola a mano destra. Vi trovate? Se io faccio in questo stesso punto il campo prodotto da questo, con la regola a mano destra troverò un campo diretto esattamente così. Questi due campi sono uguali e opposti per motivi di simmetria. Se le due correnti sono uguali, a metà i campi prodotti dalle due correnti equiverse sono uguali e opposti. Li trovate? Questo vuol dire che in questo punto il campo complessivo è zero. La linea di campo corrispondente diventa una cosa del genere. Una cosa del genere.
In questo punto, che è quel punto di mezzeria, vedete, queste due curve si toccano. Questo si chiama punto AX, o anche X point con dicitura inglese, punto AX, perché appunto, vedete, ricorda una X. In questo punto il campo è nullo, dicevamo. E il fatto che le linee si intersecano, diciamo così, in questo punto AX, è la controparte geometrica del fatto che il campo sia nullo. Perché? Allora, le linee di campo sono linee tali per cui il campo è in ogni punto ad essa tangente. Quando io ho un punto AX, io avrei il paradosso che il campo dovrebbe essere tangente a due direzioni differenti, questa e questa. Lo vedete, no? Mentre qui il campo deve essere tangente alla linea, qui alla linea, quindi è ben definita questa questione. In questo punto io non saprei cosa fare, perché ho due direzioni alla quale entrambi il campo dovrebbe essere tangente. Per uscire da questo, devo solamente ammettere, come abbiamo già dimostrato prima, che il campo in quel punto sia rigorosamente nullo. È l'unico modo per cui può accadere una cosa del genere. Quando io vado ancora più lontano, le linee del campo diventano una cosa del genere. Vabbè, non me ne fate disegnare altro, ci siamo capiti, no? In altri termini, questa linea di campo con il punto X separa due regioni, separa delle regioni con topologia differente delle linee di campo. Se ci pensate, al di fuori di questa linea, le linee di campo abbracciano entrambe le correnti, vedete? Al di dentro di questa linea, le linee di campo abbracciano una sola corrente. Vedete, no? Per questo motivo questa linea particolare col punto AX si chiama anche separatrice. Perché appunto separa regioni di spazio in cui la topologia delle linee di campo è qualitativamente differente. Separatrice è questa qui, questa qua. Questa linea col punto X. È chiaro che nella situazione simmetrica in cui ci siamo messi, cioè quando le correnti sono esattamente uguali, allora il punto AX sta esattamente al centro. Se le due correnti fossero differenti, allora il punto AX si sposterebbe dal centro, chiaramente. Queste configurazioni di campo, adesso vi dico una cosa che poi diciamo potremmo approfondire a tempo debito. Queste configurazioni di campo sono molto utili nella ingegneria dei plasmi fusionistici, perché servono a confinare il plasma termonucleare. Si può vedere che insomma sono particolarmente utili in questo. In quel caso una di queste due correnti è una corrente effettiva, cioè proprio una spina, un filo vero e proprio. L'altra corrente in questo caso è un conduttore gassoso che si chiama plasma, in cui viene fatta circolare una corrente e viene riscaldato a temperature termonucleari all'ordine delle centinaia di milioni di gradi. Quindi è una cosa che effettivamente si usa, voglio dire, non è solo un fatto teorico. Vi faccio vedere anche una figura qui. Eccola, ops, pardon. Vabbè, con un po' di fantasia, vedete qui una situazione in cui ho due fili rettilinei indefiniti, questo è risolto sempre numericamente col solito sistema che già vi ho menzionato, due fili rettilinei indefiniti attraversati da correnti uguali ed equiverse, e osservate qui questa configurazione di campo che è esattamente quella che sta alla lavagna, con il punto AX qui, vedete queste zigrinature sono legate all'approssimazione numerica con cui abbiamo risolto il problema, e questa linea qui, vedete, separa le due regioni a topologie differenti, cioè esattamente quello che sta scritto lì alla lavagna. Analogo ragionamento può essere fatto quando io ho due fili percorsi da correnti controverse,
cioè non più equiverse come sta fatto qui, ma controverse, una che vale e una che viene. Quindi qua sarà diciamo più i e meno i, per capirci. D'accordo? Allora, che accade in questo caso? Possiamo ripetere ragionamento analogo. Allora, qui a fianco, qui accanto avremo delle linee di campo che sono sempre delle circonferenze, abbiamo detto. Il ragionamento vale allo stesso modo, sempre con la linea, con la regola della mano destra. Così. D'accordo? Cosa possiamo dire di qui? Beh, analogo ragionamento, però dovremmo invertire il senso delle frecce qui, perché abbiamo cambiato il verso della corrente. Quindi abbiamo ancora delle circonferenze, però orientate in quest'altro modo. D'accordo? Cosa accade in mezzo? Beh, in mezzo, per continuità, vedete? Se io lavoro per continuità, troverò una situazione del genere. Una configurazione di campo di questo tipo. Una fontana, vedete, in linea di campo che esce da questa configurazione. Ve la faccio vedere anche lì. Eccolo qua, vedete? Stavolta le correnti sono diverse, le linee di campo sono esattamente questa fontana che viene fuori in questo modo. Lo vedete? Chiaro questo? Questa configurazione è particolarmente importante perché può essere considerata come il prototipo di una cosiddetta spira. In che cosa consiste questa cosa? Accendo qui. Allora, dicevo, la spira. In pratica, io sto considerando la situazione qui, in cui ho una corrente che va e una corrente che viene, rettilinee indefinite parallele fra di loro, quindi una cosa che va e una cosa che viene. Questa è la corrente I, questa è ancora la corrente I, orientata in maniera differente. No, questa è la situazione vista, diciamo, in 3D, per capirci. Allora è chiaro che quello che abbiamo studiato vale se i fili sono rettilinei indefiniti, ma non commetto un grosso errore se io immagino che questi fili siano molto molto lunghi rispetto alla loro distanza reciproca e che io in qualche modo chiuda questo tratto così, con un altro pezzo di filo. Infatti quando io faccio questo lavoro, la corrente I circolerà così e richiude, per così dire, il circuito. Questo lo vedete? Quello che ho fatto è una spira con due lati rettilinei molto lunghi rispetto ai tratti di chiusura della spira stessa. Quindi la spira è un percorso chiuso di corrente, sostanzialmente, in cui abbiamo usato questa particolare geometria per approssimare la situazione che abbiamo studiato prima. Quindi quello che abbiamo studiato adesso è, può essere immaginato come il campo di una spira con due tratti molto lunghi paralleli. Chiaro? Analogo ragionamento può essere ripetuto anche per una spira che non ha questa geometria, ma una spira fatta da un filo, per esempio un circolare o quel che sia. Anche per questo filo, per questa spira quindi, spira circolare, diciamo così, possiamo ripetere ragionamenti analoghi a quelli visti prima e trovare un campo che qualitativamente è simile a quello visto adesso. In altri termini, quello che mi aspetto qui per una spira di questo tipo è ancora una fontana in linea di campo del tipo di quelle viste prima. Quindi avremo una cosa del genere. Con le linee orientate così. Vedete? Chiaro per tutti?
Quindi possiamo concludere dicendo che quando io ho a che fare con una spira, che essa sia con tratti rettilinei indefiniti o che sia un po' più realistica come quella che sta in figura sulla destra, il campo prodotto da questa spira percorsa da una certa corrente I ha questa configurazione a fontana orientata con la regola della mano destra, ovvero è una regola differente da quella che vi ho menzionato prima, quindi non ci confondiamo. Se io adesso oriento la corrente lungo le dita della mano destra, la direzione su cui è orientata la fontana è quella del pollice della mano destra. Vedete? Quindi ho questa spira qui e il campo così. Ok? In 2D, per fili rettilinei indefiniti vale esattamente questo risultato, ovvero quello che abbiamo visto. Va bene. Bene. Quello che adesso vogliamo studiare è la situazione in cui consideriamo non già una spira solamente, cioè una di queste configurazioni che abbiamo ora analizzato, ma consideriamo più spire ravvicinate. Quindi stiamo costruendo, vedete, delle configurazioni via via più complesse. Possiamo andare avanti un altro. Allora, che cosa possiamo immaginare? Immaginate avere una spina percorsa da una certa corrente. L'ho fatta così, potrei immaginarmela così, insomma, qualitativamente il discorso è lo stesso. Oltre a questa spina, ne considero un'altra o più sopra, uguale in geometria, percorsa dalla stessa corrente. Così. Ancora io. Un'altra ancora più su. Ancora io. E così via. Un certo numero di spine. Quindi sto impilando molte spine una sopra l'altra. Questo sto facendo. Tutte quante, con la stessa geometria, tutte quante percorse dalla stessa corrente io. Poi capiremo perché sto facendo questo, fra un minuto ci arriviamo. Capiamo prima qual è il campo prodotto da questa spina, da questo insieme di spine, scusate. Ecco qua. Questa è la situazione in cui ho, purtroppo sono veramente pessimo. Vabbè, e questa poi chiaramente sarà disponibile sulla pagina docente, quindi ve la potrete guardare con molta accuratezza sui vostri PC. Ma guardiamo qualitativamente quello che succede. Io qui ho considerato, vedete, tre di queste spire nella geometria che vi dicevo prima, una sopra l'altra, percorse da uguale corrente. Allora, cosa sta accadendo? Sta accadendo che il campo nella regione all'interno delle spire, cioè questa regione qua, risulta più intenso che non il campo fuori, vedete, viene rinforzato, cioè il campo delle varie spire all'interno della regione occupata dalle spire tende a rinforzarsi, viceversa il campo all'esterno tende a indebolirsi. In aggiunta osserviamo che al di là di queste regioni di interstizio in cui succedono cose strane, cioè fra una spira e l'altra, nella regione al centro, grosso modo, di questa geometria, il campo magnetico risulta essere diretto lungo l'asse della struttura, vedete, la linea di campo tende a essere proprio verticale, e le frecce risultano di uguale dimensione, cioè il campo risulta essere uniforme e verticale in questa regione qua. Questo aspetto, questa proprietà geometrica, si accentua via via che io aggiungo spire e riduco gli interstizi fra le stesse. Ok? Se io riesco a fare una geometria vista in sezione adesso, fatta proprio così, vedete? Con tante spire una sopra l'altra, molto ravvicinate. Ok? Questo ragionamento vale sempre di più, chiaramente. Beh, se io le faccio molto impaccate, io posso fare un calcolo in cui trascuro completamente gli interstizi e considero, invece che tanti conduttori separati, un unico conduttore, fatto così, per esempio, in cui sto in pratica non considerando la presenza di queste
zone di transizione fra una spira e l'altra. Sono messe talmente attaccate l'una all'altra che trascuro questi interstizi. Quello che risulta è questo, vedete? Qui adesso ci ho messo due massicci conduttori, come se ci fossero tante tante spire che costruiscono questo conduttore massiccio. E vedete che questo ragionamento viene accentuato ancora. Quindi, via via che realizzo questa struttura in maniera sempre più precisa, cioè sempre più spire, sempre più impaccate, sempre più lungo rispetto a quanto è stretto, questo ragionamento che ho fatto prima vale sempre di più. Al limite, quando io realizzo una struttura che è indefinita in quella direzione, ho che rigorosamente il campo magnetico è nullo fuori, rigorosamente nullo fuori se è indefinito, ed è rigorosamente uniforme dentro e diretto assialmente lungo l'asse Z. Quindi questa proprietà è tanto più vera quanto meglio faccio questa struttura. Ma come faccio a fisicamente realizzare questo oggetto? Noi lo studiamo perché appunto è possibile realizzare fisicamente un oggetto che si avvicina a questa situazione. Questo oggetto si chiama solenoide. Sto scritto qua. Vedete? Sì. Scusi, il campo magnetico è nullo fuori? Sì, allora dice il campo magnetico in questa struttura è nullo fuori, qui dentro è uniforme, cioè in tutti i punti di questa regione di spazio uguale, ed è diretto lungo l'asse della struttura, cioè verticalmente come ho fatto il disegno. Comunque fra poco faremo il calcolo, quindi lo troveremo questo lavoro, non si preoccupa. Per il momento sto sul qualitativo, poi faremo il calcolo quantitativo anche, no? Chiaramente tra pochi minuti. Ecco qua. Questa è la struttura, il solenoide, che realizza questo oggetto. Che cosa ci sto dicendo? Allora, io devo avere tante spire, abbiamo detto, molto vicine tra di loro, tutte quante percorse dalla stessa corrente. Ma allora tanto vale realizzare queste spire con un unico filo, in modo tale che io garantisca automaticamente la corrente è sempre la stessa. Siamo nel vuoto, quindi il filo di conduttore è un tubo di flusso, quindi ogni sezione ha solo corrente uguale. Quindi io prendo un filo e lo avvolgo in numerose spire. Ci faccio tante spire. Le devo fare molto ravvicinate per i motivi che vi spiegavo prima, per eliminare gli interstizi. Quindi non come in figura dove diciamo gli interstizi sono amplificati per motivi di chiarezza, ma devo immaginare molto molto compressi. Magari provo ad andare in laboratorio e vi prendo un oggetto proprio che lo faccio io. Quindi prendo questo filo, lo avvolgo in numerose spire molto ravvicinate, realizzo un solenoide, diciamo rettilineo indefinito, se lo faccio infinitamente lungo. In questo solenoide, come è riportato anche in questa figura pittorica qui, vedete, faccio circolare una corrente nel filo, quindi ho tante spire, ciascuna percorsa dalla stessa corrente, in cui realizzo un campo, vedete, che è uniforme qua dentro ed è diretto lungo l'asse della struttura, sempre con la solita regola della mano destra che abbiamo già menzionato. Chiaro? Chiaro per tutti? Bene, possiamo fare anche il calcolo, 5 minuti, basta, non è facile. Allora, possiamo anche fare il calcolo del campo adesso, prodotto da questa struttura. Lo faccio qui. Allora, faccio tutto, ci siamo capiti. Allora, quindi ho tante spire molto vicine. Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi ho tante spire, altrettante spine, ok? Quindi questa è la struttura vista in sezione, diciamo, tagliando così, d'accordo? Queste sono le spine. Allora, la corrente esce da qui, ci metto un punto per indicare che esce da qui, entra qui, ci metto una X per indicare che entra qui. Quindi qua sono tutti i punti, e qua sono tutti X, per dire. La corrente entra, esce, è così, ok? Chiaro? Abbiamo n spire in generale, una lunghezza L del solenoide. Chiaro?
voglio calcolare il campo che c'è in questa regione, quello che abbiamo detto essere uniforme e diretto assi a lunghezza. Quindi voglio fare questo calcolo qui. Mi seguite? Allora, applico la legge di Ampère, quella che abbiamo già utilizzato varie volte oggi, questa, applicata ad una linea fatta in questo modo. Questa è la linea gamma, sarà fatta di un tratto gamma 1, un tratto gamma 2, un tratto gamma 3 e un tratto gamma 4. D'accordo? Quindi sto applicando quella legge a questa linea gamma, unione di queste. Quindi scriverò integrale su gamma 1 di h a scala t da n più l'integrale su gamma 2 di h a scala t da n più l'integrale su gamma 3 più l'integrale su gamma 4 uguale. Devo scrivere la corrente concatenata con la linea gamma. Quindi che cosa devo fare? Devo prendere una superficie che ha per orlo gamma e calcolare quanta corrente la attraversa. Allora, come superficie che ha per orlo gamma, considero quella che sto tenuamente tratteggiando qui. La vedete? È una superficie che ha per orlo gamma. Come la devo orientare? Con la regola della mano destra, come sempre. Quindi, se gamma, vedete, orientata in questo modo, la normale alla superficie deve essere orientata entrante nella lavagna. Lo vedete? Quindi la normale n, ci metto una x per dire anche questa entrante nella lavagna. Quindi quanto vale la corrente complessiva che attraversa quella superficie nella direzione n individuale? Beh, io ho questo filo, vedete, percorso da una certa corrente I, che buca questa superficie una volta, due volte, tre volte e così via, n volte in generale, con riferimento esattamente coincidente con la normale n, perché qui entra, vedete, c'è la x anche qui. In altri termini, questa corrente qua, la corrente concatenata con gamma, è esattamente n volte la corrente I, cioè pari al numero di spire per la corrente circolante in ogni spina. Alle volte questa quantità n per i nella nomenclatura tecnica si chiama amperspire, le amperspire di un solenoide, per dire il prodotto fra la corrente che circola una spira e il numero di spire complessive. Bene, lavoriamo sul primo membro e osserviamo subito che i tratti gamma 2, gamma 3, gamma 4 si sviluppano all'esterno del solenoide. Ora, abbiamo visto prima che all'esterno del solenoide il campo si può ritenere trascurabile. Questa cosa è rigorosamente vera se il solenoide è rettilineo indefinito. È approssimativamente vera in una situazione del genere in cui il solenoide non è esattamente indefinito, ma è comunque molto lungo rispetto alle altre dimensioni in gioco. Quindi, con questa approssimazione, i tratti esterni al solenoide non danno contributo perché lì si ritiene il campo nullo o trascurabile rispetto a quello che c'è dentro. Chiaro? Rimane quindi solamente il primo tratto che si sviluppa all'interno del solenoide, dove abbiamo detto che il campo H è uniforme e diretto assialmente. Poiché io, vedete, ho scelto gamma 1 proprio lungo l'asse della struttura, il versore tangente coincide proprio con la direzione di H, quindi H scala T fa proprio il modulo di H. Ancora, questo modulo di H è costante su tutti i punti di gamma 1 perché il campo si suppone uniforme dentro la regione del solenoide. In definitiva, questo integrale fornisce il modulo di H per la lunghezza del solenoide, cioè la lunghezza del tratto su cui sto facendo l'integrale. Ecco che quindi il campo H ha un modulo che è n per i diviso l e una direzione che è quella dell'asse, vogliamo z per capirci, questa direzione, questa è l'asse del solenoide. Chiaro?
se non ci sono domande ci fermiamo per qualche minuto di pausa.